Eccoci al secondo video della giornata, in cui vi parlo di complementi indiretti. Prima abbiamo visto che non tutti i complementi si uniscono direttamente al verbo come il complemento oggetto. I complementi indiretti aggiungono alla frase minima informazioni più precise. E perché sono chiamati indiretti? Perché per formarsi hanno bisogno dell'aiuto di preposizioni semplici o articolate, a differenza del complemento oggetto che non ha bisogno di preposizioni. Quindi questi complementi sono introdotti dalle preposizioni e rispondono a quali domande? Beh, ve ne dico alcune. Dove? Quando? Come? Con chi? A chi, di chi o di che cosa, ma poi ce ne sono altre perché i complementi indiretti dovete sapere che sono proprio tanti. Se prendete pagina 13 di Impara Facile, Papù ci presenta una tabella che chiarisce i vari complementi. La tabella colorata, fatta molto bene. Dunque, l'esempio di Papù è: il bambino mangia la torta in cucina con gusto, cioè con piacere, con le mani all'ora della merenda. Partiamo dal verbo, dal predicato. Mangia. Che cosa fa? Mangia, predicato. Predicato verbale. Chi è che mangia? Il bambino. Chi è che compie l'azione di mangiare? Il bambino. Soggetto. Che cosa mangia? La torta. Complemento. Oggetto. Passiamo ai complementi indiretti. Ne abbiamo ben quattro. Dove mangia la torta il bambino? In cucina. Come mangia la torta? Con gusto, con piacere. Con quale mezzo? Con le mani. E quando? All'ora della merenda. Vedete? Quindi abbiamo un complemento oggetto e quattro complementi indiretti, una frase un po' lunga. Ricordatevi che ogni complemento risponde ad una domanda, ad una precisa domanda. Quindi è importante porsi le domande giuste per individuare i complementi di una frase. Passiamo agli esempi. Marta studia la lezione con Paolo. Il nostro predicato, verbo è studia, voce del verbo studiare. Dal nostro predicato ricaviamo il soggetto, che è Marta. Cosa studia Marta? La lezione. Vedete che risponde alla domanda che cosa? Che cosa? Complemento oggetto. E con chi studia la lezione Marta? Con Paolo. È un complemento indiretto introdotto dalla preposizione con. Altro esempio, Federica legge un giornale a letto. Partiamo sempre dal predicato verbale. In questo caso è legge. Voce del verbo leggere. Chi compie l'azione di leggere? Federica, che è il nostro soggetto. Che cosa legge Federica? Un giornale. Domanda che cosa? Un giornale, complemento oggetto. E dove lo legge? A letto, complemento indiretto. Vedete che è introdotto dalla preposizione a. Ma non sempre troviamo il complemento oggetto subito dopo il verbo, come vi ho detto nel precedente video. Sentite questi esempi. La zia ha cucinato per Lucia una torta. Allora, partiamo dal predicato. Ha cucinato. Voce del verbo cucinare. Ausiliare avere più il participio passato cucinato. Il participio passato del verbo cucinare. Questo è il nostro predicato verbale.
Passato prossimo. Il soggetto di ha cucinato è la zia. Chi compie l'azione di cucinare? La zia. Soggetto. Per Lucia. Per chi? Per Lucia. Complemento indiretto, perché è introdotto dalla preposizione per. E che cosa? Che cosa cucina? Che cosa ha cucinato? Una torta. Risponde alla domanda che cosa, quindi sarà un complemento oggetto. Un altro esempio. Il topo ha visto sul tavolo il formaggio. Partiamo dal predicato verbale. Ha visto. Voce del verbo vedere. È un passato prossimo, quindi ausiliare avere, seguito da participio passato del verbo vedere. Ha visto. Chi compie l'azione di vedere? Il topo, che è il nostro soggetto. Ha visto dove? Sul tavolo. Complemento indiretto, introdotto dalla preposizione sul. E che cosa ha visto sul tavolo? Domanda, che cosa? Qual è quel complemento che risponde alla domanda chi che cosa? Il complemento oggetto. Quindi ha visto il formaggio. Quindi il formaggio sarà il nostro complemento oggetto. Per concludere vi propongo una frase un po' più lunga che presenta diversi complementi indiretti. In questa frase non troveremo un complemento oggetto. Stefano gioca a calcio nel campetto della scuola con Luca. Predicato. Gioca. Voce del verbo giocare. Predicato verbale. Chi compie l'azione di giocare? Stefano, che è il nostro soggetto. A che cosa gioca? A calcio. Complemento indiretto, introdotto dalla preposizione a. Dove gioca? Nel campetto. Di nuovo, introdotto dalla preposizione nel, complemento indiretto. Di che cosa? Della scuola. Altro complemento indiretto, introdotto dalla preposizione della. E con chi? Con chi gioca? Con Luca. Ultimo complemento indiretto della frase, introdotto dalla preposizione con. Vedete quanti complementi indiretti in una frase? Bene, bimbi. Vi invio poi degli esercizi per fare pratica. Ci tengo a ringraziare voi e le vostre famiglie per avermi seguito durante questi mesi di scuola a distanza. E, non è stato facile, lo so. Ho apprezzato moltissimo lo sforzo e l'impegno di voi tutti. Mi riferisco soprattutto a quest'ultima parte dedicata ad argomenti piuttosto complessi e lunghi, quali verbi, come anche la poesia. Per me spiegarli e per voi seguirli a distanza è stato sicuramente impegnativo. Vedrete che durante il prossimo anno scolastico li riprenderemo e in presenza sarà sicuramente più semplice comprenderli. Non temete. Vi dico ancora questo, siete stati bravissimi, bravissimi. Mi siete mancati davvero molto, vi ho pensato spesso, e però so che state bene e questo mi rincuora. Vi abbraccio forte. Ciao!